dico solo che forse il professor Giacomini ha sbagliato platea, doveva trovare una platea diversa, magari rivolgendosi a Italferro e RFI, che avrebbero in qualche modo avuto l'opportunità di... Sono i politici! Noi, professor Giacomini, siamo qua perché c'è stato mandato dalla rete ferroviaria italiana e dalla Regione Veneto un progetto che prevede una determinata linea. L'ha bocciato. Chi l'ha bocciato? No, voi dovete bocciarlo. Quando lei è quello che ha parlato per il suo movimento, prende i voti per farlo bocciare, lo fate bocciare. Non si preoccupi. Andate alle elezioni, prendetevi i voti e poi in maniera democratica andate e fate bocciare. Questa non è un'assemblea partitica, noi ci siamo incontrati, io ho accettato l'invito non per venire a fare proseliti, ma per venire a ragionare su questioni che toccano il mio territorio e se mi permette il mio territorio va oltre le mie idee politiche, perché prima viene il mio territorio, poi vengono le idee politiche, no? Io ritengo che noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e voglio ringraziare l'associazione su questo, ritengo che molte delle questioni che ci ha illustrato il professor Giacomini non sono i miei, non ho capito niente. Molto male, perché francamente io non sono in grado di computare niente rispetto a quello che ha detto, probabilmente sarà la verità, ma io non ho, purtroppo per mia ignoranza, non ho le capacità di recepire tutti i ragionamenti che ha fatto, ne sono in grado di computarli quei ragionamenti. Io sono qua in veste di consigliere regionale per dire che mi sono mosso nel mio territorio in maniera tale che le osservazioni che fanno i miei cittadini di destra e di sinistra devono essere recepite dagli enti istituzionali, questo è il mio compito, da ignorante come sono, cercherò nel futuro di avere più conoscenza delle cose, ma non sono in grado, glielo assicuro, non sono in grado, divento vecchio... Da cittadino normale, perché i cittadini sono invitati, ma non possono mai dire niente. Lei poteva intervenire quando voleva. Aveva tutta la possibilità di intervenire. Allora non interrompa. Io sono qua per assicurare le persone che tutto quello che è stato sollevato in questa sala, no? Cioè quindi tutte le indicazioni che sono state fornite da questa platea verranno prese in esame, sono già state prese in esame dalla provincia, no, questo è comunque un tracciato impattante, no, per il nostro territorio e va visto in maniera accurata e le soluzioni secondo me ci saranno. Se quello che dice il professor Giacomini sarà evidenziato in maniera scientifica, corretta, dove ci saranno dei tecnici che mi diranno guarda che quello che ha detto il professor Giacomini è la verità assoluta, io sarò il primo. Scompriamo subito il campo da posizioni partitiche a difendere le tesi del professor Giacomini. Se è necessario, come dice lui, un unico binario lungo la sede del tracciato ferroviario, per sistemare tutta la questione troverà in me il maggior alleato in questa proposta. Non si preoccupi, io non ho pregiudiziali ideologiche, assolutamente. In questo momento è evidente che non sono in grado di poter... anche perché lei capisce che tutto quello che lei ha detto si basa su dati scientifici, no, che lei ha avuto modo di raccogliere, che ha avuto modo di studiare e che io sicuramente non ho avuto il piacere di averli, però se me li fa avere, per carità, magari non il sottoscritto, ma qualcun altro potrà verificare la giustezza delle sue posizioni. Questo era il nostro compito oggi, tenendo presente comunque che al di là dei tempi, delle osservazioni, eccetera, no? Io sono convinto che le osservazioni passino dal momento in cui sono state pubblicate, su questo posso tranquillamente assicurarglielo, lei può fare tutte le dichiarazioni che vuole,
però dal momento della pubblicazione partono i 60 giorni, no? Per le osservazioni. Su questo, siccome è materia mia, vi assicuro che è così. Ecco, ci sono delle osservazioni importanti fatte dalla provincia, io spero che lei ce le abbia. Ecco, se no le trova probabilmente pubblicate nella delibera del Consiglio Provinciale, che tengono presente tantissime delle osservazioni che ho sentito da parte dell'ingegnere prima sui rilievi idrogeologici del territorio e sui problemi tecnici che ha posto lei. E ne fanno di altre, lo dicevo prima. Se la valutazione di impatto ambientale tu me la fai sagomando il tracciato, no? In 10 parti, è evidente che il risultato è diverso rispetto a una valutazione di incidenza ambientale su tutto il tracciato. E questo penso che sia uno dei cardini su cui costruire una valida ipotesi, assieme a quello che ha detto lei. Perché io sono qua, e l'ho detto prima, no? Perché rappresento il territorio, sono qua per ascoltare, sono qua per capire, cercare di capire se quelle che sono le osservazioni hanno fondamento o meno, e poi verificherò. A disposizione. Senza il gioco ideologico, io su questo non ci casco, sia ben chiaro. Ognuno qua vota come vuole, ognuno si rapporta come vuole, io ho posizioni ideologiche all'interno di quest'opera, non ne ho, io quest'opera, fino a prova contraria, ci sono dei dubbi, la difendo, quando avrò la certezza, come ce l'ha lei, e la trasmette a me in maniera documentale e scientifica, non si preoccupi che io sono disponibile con lei a fare la battaglia. Grazie Moreno, grazie a tutti per la partecipazione.